Questo programma è offerto da Muore Antonino Locascio durante una partita di calcetto. Bagheria, le dichiarazioni sulla emozione di sfiducia a Lomeo. Trapani, ambulante tenta di accoltellare un militare. Sport, Palermo, ritorno in casa per il Rosanero. Tragica partita di calcetto. Antonino Locascio, un giovane di 31 anni di Ficarazzi, si è accasciato subito dopo uno scontro durante una partita a calcetto nei campi Florio ad Aquino. Immediato l'intervento da parte degli amici del giovane, che subito hanno chiamato i sanitari del 118. Per mezz'ora il medico rianimatore ha eseguito il massaggio cardiaco. Quando tutto sembrava ormai perduto, il cuore di Ninni ha ripreso a battere. Ma pochi minuti fa ci è giunta notizia che Ninni è deceduto in ospedale. Tutto il paese si stringe al dolore della famiglia Locascio per la perdita del giovane Antonino. Palermo, raggiunto accordo tra INPS e Regione per la cassa integrazione GESIP. Il presidente Crocetta e l'assessore al lavoro Bonafede in una nota comunicano che è stato sottoscritto nella data di ieri il protocollo d'intesa tra la Regione e l'INPS per la gestione della crisi dell'azienda per gli impianti pubblici e gli ex aderenti al progetto PIP, i piani di inserimento professionale Emergenza Palermo. Con la sottoscrizione degli accordi sarà possibile erogare immediatamente la cassa integrazione a favore di GESIP e il sussidio al reddito per i lavoratori PIP, che dovrebbe ammontare a circa 830 euro mensili. Il sindaco Orlando dichiara: finalmente, dopo tanti rallentamenti, si è raggiunto un accordo per lo sblocco della cassa integrazione per GESIP e PIP. Il lavoro del comune proseguirà ora allo sblocco di fondi per le altre partecipate comunali per garantire il reddito per i lavoratori. Sicilia, nuclei antimafia su appalti e servizi. I nuclei speciali antimafia avranno il compito di controllare appalti, forniture, convenzioni, ribassi di gare pubbliche e regolarità nelle certificazioni. Dopo la minaccia subita ieri, il presidente della regione Rosario Crocetta, portando gli uffici antimafia in giunta, vuole lanciare un forte segnale alla criminalità. I suddetti enti speciali saranno istituiti attraverso apposite direttive e verificheranno le attività dei dipartimenti della regione. Palermo, nuovo piano viabilità in città. Una vera e propria rivoluzione è quella che aspetta la città di Palermo. Infatti, il Comune e Rete Ferroviaria Italiana hanno firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione del cantiere per il primo lotto dei lavori di chiusura per l'anello ferroviario che vedrà la stazione Notar Bartolo come il nuovo cuore pulsante della città. Per il sindaco Orlando si tratta di una vera e propria svolta in positivo per la città, che mira dunque a migliorare il servizio ferroviario, tranviario e metropolitano. Questo cambiamento prevederà la realizzazione di un nuovo passante ferroviario per mettere in collegamento Punta Raisi con Cefalù, che conterà 16 stazioni. Il tratto sarà pronto entro il 2015, mentre nel 2016 si presume il tratto centrale. Il tratto sarà pronto entro il 2015, mentre nel 2016 il tratto centrale. Per la linea tram, invece, l'attesa si dovrebbe concludere entro la fine dell'estate. La spesa complessiva prevista per tutti questi interventi è di oltre 1 miliardo di euro. Per la circonvallazione si cercherà di ottimizzare il tutto attraverso la realizzazione di sottopassi e affini. Essa dovrebbe iniziare nella zona dell'ospedale Cervello e terminare nella zona di Brancaccio. Manca ancora però l'accordo sui finanziamenti regionali. Il progetto della metropolitana prevede invece il collegamento partendo da Notar Bartolo, la rotonda di Vioreto con Mondello. Palermo, si lavora alla nascita di un cruise terminal. L'autorità portuale di Palermo, assieme a quello di Messina, Milazzo, Catania e Augusta, ha presentato ieri alla Fiera di Miami le sue nuove strategie sul turismo navale a livello mondiale. Nel porto di Palermo si sono già fissati i lavori per il nuovo cruise terminal, una sorta di scalo navale che avrà un rinnovato look e nuovi servizi su misura per i croceristi.
A presentare il progetto c'erano l'assessore regionale al turismo Michela Stancheris e il commissario straordinario dell'autorità portuale Vincenzo Cannatella. Quest'ultimo ha dichiarato: «L'incremento dei traffici, in controtendenza con quanto accade altrove, ci rende orgogliosi. Puntiamo molto sulle crociere come elemento di sviluppo e opportunità di crescita economica. Ci attende una grande sfida, bisognerà puntare su strutture accoglienti, costi contenuti, attenzione all'ambiente per rimettere in piedi la nostra economia». A fare da eco alle parole del commissario sono le già numerose iniziative presenti nell'offerta turistica della città, come la collaborazione con teatri, musei, parchi ed altri luoghi di interesse turistico. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Siamo qui in esclusiva negli studi di Canale 8 con il consigliere comunale di Bagheria, Maurizio Logalbo, del partito Forza Italia e presidente... Presidente Anci Sicilia Giovani Amministratori. Allora, siamo qua soprattutto per parlare della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Lomeo, presentata e depositata il 7 marzo scorso. Come mai è stata presentata questa mozione di sfiducia da parte di questi 19 firmatari? Lei è uno di questi, perché? Ma diciamo che la situazione a Bagheria ormai è insostenibile. Il sindaco Lomeo è l'unico a non rendersene conto e abbiamo una situazione non solo da un punto di vista amministrativo, ma anche da un punto di vista e soprattutto da un punto di vista politico, una situazione disastrata e disastrosa. Quindi quello che noi abbiamo preso atto è che il sindaco Lomeo, siamo sicuri di una sua fermezza morale, ma siamo altrettanto sicuri di una sua inadeguatezza sia politica che amministrativa, e quindi questo è un dato di fatto e purtroppo abbiamo dovuto fare una mozione di sfiducia. Ma bisogna fare una premessa: noi prima di arrivare alla mozione di sfiducia avevamo chiesto più volte al sindaco di dimettersi e quindi di fare questo suo passo di saggezza rispetto alla città, ma questo non è avvenuto e quindi noi abbiamo dovuto, ci ha messo con le spalle al muro, abbiamo dovuto presentare questa mozione di sfiducia, anche perché ci sono diverse cose che a Bagheria purtroppo non vanno. Possiamo trattare l'argomento dell'assistenza assistenziale che è stato tagliato, parliamo del trasporto per disabili, parliamo per quanto riguarda l'assistenza igienico personale per i diversamente abili. Questi servizi essenziali per una città sono stati eliminati. La mozione parla di gravi inadempienze da parte del sindaco. Quali secondo lei? Ma le inadempienze principali del sindaco sono quelle di non dare i servizi a una città che richiede principalmente. Una città come Bagheria di 60.000 abitanti la vediamo quotidianamente immersa dall'immondizia, non è stato capace a fare o a iniziare perlomeno una raccolta differenziata. Il sindaco Lomeo non solo non è stato capace a fare una raccolta come si deve, ma in più, oltre al danno, la beffa, ha aumentato la TARSU
in maniera illegittima, perché l'aumentata d'imperio, il 100%, quindi il doppio di quanto dovrebbero pagare i nostri concittadini. Questa cosa l'ha fatta in maniera del tutto autonoma, perché noi come Consiglio Comunale, quando è stata approvata in Consiglio Comunale, questa l'avevamo bocciata, quindi la TARSU non doveva essere approvata di giunta, perché appunto poi abbiamo visto chi ha fatto il ricorso, questa TARSU è stata rimborsata ed era del tutto illegittima. Dunque, come vede lei Bagheria a 3 anni dall'amministrazione Lomeo? Ma bisogna essere onesti, sia politicamente che moralmente. Il Comune di Bagheria non viveva in belle acque prima che arrivava il sindaco Lomeo. La situazione di Bagheria era già drammatica, però lui è diventato complice di questa situazione, anche perché non ha avuto la capacità politica di poter dare un respiro a questa città, che già si trovava in una situazione di difficoltà e di disastro economico. E ora lui ha peggiorato, perché non si rende conto di quello che sta portando avanti e naviga a vista. Non per ultimo ha fatto un aumento dell'IRPEF sempre di giunta, sempre senza considerare il Consiglio Comunale, dallo 0,3 allo 0,8 ha aumentato l'IRPEF, e a quel punto anche il Ministero dell'Economia ha dato, diciamo, l'input a questa amministrazione di annullare questa delibera, perché è una delibera del tutto illegittima. Quindi purtroppo bisognava fare delle scelte forti, anche impopolari, ma bisognava fare e prendere delle posizioni chiare e ben precise, cosa che questa amministrazione non ha potuto e non ha fatto. Questione del cimitero di Bagheria. Centinaia le firme che per adesso sono state raccolte in favore delle dimissioni del sindaco Lomeo. E il Movimento 5 Stelle è promotore di questo, fino a ieri siamo intorno al 21%. Cosa ne pensa al riguardo? Sì, bisogna dire che ci sono diverse associazioni, non solo il Movimento 5 Stelle che sta facendo la raccolta di firme, di questo gliene va a merito. C'è anche un'altra associazione, si chiama Prospettiva Futura, che il presidente Alessandra Iani, e bisogna anche dare merito a loro di questa iniziativa. Però da un punto di vista, diciamo, politico, sicuramente lascia il tempo che trova, perché la mozione porterà, diciamo, a compimento l'amministrazione Lomeo sarà la mozione di sfiducia che è stata presentata in questi giorni al Presidente del Consiglio di Bagheria. E quindi noi siamo fiduciosi in questa mozione, che tutti i consiglieri comunali, non solo quelli che l'hanno firmata, ma anche quelli che non l'hanno firmata, la voteranno, e ritorniamo e diamo voce di nuovo ai nostri concittadini per dare linfa nuova a questa città, che purtroppo ne ha tanto tanto di bisogno. Se la mozione di sfiducia dovesse andare in porto, come sarà lo scenario politico di Bagheria? Ma penso che subito dopo la mozione di sfiducia arriveranno dei commissari. Questi commissari staranno diciamo in carica fino al momento della prima tornata utile elettorale. La prima tornata utile elettorale dovrebbe essere a giugno, anche se ancora gli enti locali non si sono pronunciati per tutte le città siciliane che sono in scadenza naturale, dovrebbero andare a voto, e lì andremmo noi a essere inglobati. E quindi subito dopo, e io spero al più presto, che ci siano le elezioni per dare un sindaco, e io questo faccio fede alla città e ai cittadini, che questa volta dovrebbero scegliere con accuratezza e in maniera ponderata un sindaco che dia risposte e che dia serenità a questa città, che purtroppo da questi anni a venire l'ha persa. Un'ultima domanda, i cittadini di Bagheria e dintorni sono indignati dal profanamento cimiteriale avvenuto in questi ultimi anni. È possibile, secondo lei, che il sindaco Lomeo non fosse a conoscenza dei fatti che avvenivano nella sua amministrazione?
Ma noi ci stupiamo di questo, sicuramente non possiamo dire se sapeva o non sapeva, ma possiamo sicuramente dire che c'è mancata vigilanza, c'è mancato controllo e un primo cittadino non facendo questo viene meno al suo ruolo. Il suo ruolo è proprio quello di stare attento che non accadano certi fatti incresciosi e sconcertanti e quindi purtroppo da questi anni a questa parte non solo questa cosa è avvenuta, ma sono avvenute tante altre cose che siamo stati alla ribalta nazionale, la cronaca, e questa è una cosa che ce ne duole, perché la città di Bagheria tutto questo non solo merita, anzi si meriterebbe di essere a ribalta nazionale per cose belle come le nostre ville, il nostro turismo, quello che abbiamo di bello, che non riusciamo non si è riuscito in questi anni a farle emergere in maniera palese ed eclatante. Allora, ringraziamo il consigliere Maurizio Lo Calbo e diamo possibilità di replica al sindaco Lomeo. Trapani, ambulante tenta di accoltellare un militare. La Capitaneria di Porto di Trapani ha sanzionato un pescivendolo con una multa di 1.500 euro per mancata erogazione dello scontrino fiscale. L'uomo, incredulo per la cifra così alta, ha reagito d'impulso cercando di colpire un poliziotto con un coltello. Immediato l'intervento della polizia, che ha arrestato l'ambulante con l'accusa di resistenza, violenze e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo è stato condannato con rito di patteggiamento a 6 mesi di reclusione. Sicilia, meno fondi ai precari, scoppia la polemica. La regione siciliana ha deciso di tagliare i fondi destinati ai precari degli enti locali. Immediata è stata la rivolta dei sindacati, che denunciano ritardi nei pagamenti estesi anche a 5 mesi. I tagli ai fondi sono causati da un complesso intreccio di norme e poste di bilancio. L'effetto disastroso è duplice. Da un lato si evidenzia una riduzione dei fondi destinati al 2013, dall'altro si ha un taglio corrispondente per il 2014. Protesta anche da parte dei sindacati, che hanno scoperto la decurtazione rispetto alle cifre attese. Palermo. Iniziano i lavori di illuminazione pubblica ad Acqua dei Corsari. Dopo interi mesi al buio e le numerose richieste di intervento da parte del consigliere di circoscrizione Giuseppe Guaresi, i residenti nel quartiere periferico palermitano potranno vedere nuovamente le loro vie illuminate. Infatti, oggi sono iniziati i lavori in via Galletti, via Vicina alle Carmine, via Antonio Vian e via Girolamo Grimaldi. I cittadini apprendono con gioia l'inizio dei lavori. Il consigliere Giuseppe Guaresi commenta: finalmente il quartiere non sarà più nell'oscurità, simbolo di abbandono e degrado. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Termini Imerese, visita guidata al Monte San Calogero. È prevista per domenica 16 marzo la visita guidata al Monte San Calogero, Rocca di Mezzogiorno. Il Monte San Calogero si presenta come un poderoso massiccio. Il paesaggio presenta diversi tipi di scenari naturali, ricca è l'avifauna del luogo, con possibilità infatti anche di poter vedere l'aquila reale e il falco pellegrino.
La partenza è prevista per le ore 8 da Palermo, piazzale Lennon Giotto, e alle ore 9 da Termini Imerese. Ritorno previsto per le ore 19. L'escursione avrà luogo con mezzo proprio. Sport Palermo, ritorno in casa per il Rosa. Ritorno in Sicilia per Iachini e i suoi uomini. Dopo l'allenamento di ieri in Campania, i rosanero tornano ad allenarsi al Tenente Onorato in vista della sfida sabato pomeriggio in casa al Barbera contro il Brescia. Oggi la capolista sosterrà una doppia seduta. Intanto, responso dal giudice sportivo Persini Sandelkovic, che verrà squalificato per un turno e salterà dunque la sfida casalinga. Questo programma è stato offerto da Un caloroso saluto primaverile a tutta l'Italia, previsioni per mercoledì 12 marzo 2014, primavera su tutte le regioni, giornata soleggiata ovunque con poche nubi e clima mite di giorno. Qualche debole pioggia interesserà ancora la Sicilia. Vediamo che cosa ci dice la nostra grafica. Al nord la giornata si presenterà, vedete, con un cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, possibili foschie mattutine nelle valli alpine. Raggiungiamo le regioni centrali dove il sole dominerà incontrastato tutti i capoluoghi di provincia e il resto dei settori, clima primaverile durante il giorno. Scendiamo verso le regioni meridionali, anche qui il tempo, vedete, sarà molto bello e ampiamente soleggiato su tutte le regioni peninsulari. Nel pomeriggio, ecco, ci sarà una certa nuvolosità capace di dar qualche debole precipitazione sulla Sicilia interna, ma migliorerà entro sera. Nessuna precipitazione nevosa prevista per questa giornata. Venti che soffiano ancora dai quadranti nord-orientali su tutti i bacini e con locali rinforzi. Vediamo anche le temperature previste per questa giornata, minime sempre stazionari o in leggera diminuzione su tutta la penisola e con valori che oscilleranno tra i 3 e i 9 gradi ovunque. Durante il giorno sarà molto mite, un po' ovunque, si starà davvero bene, 15-19 gradi al nord fino a 17-18 gradi al centro e al sud, come vediamo anche dalla nostra grafica. Carissimi, la previsione di questa bella giornata di sole termina qui. Quanto durerà questo clima primaverile? Arriveranno ancora le piogge? Magari, che ne so, un colpo di coda di questo pazzo inverno? Le previsioni a 15 giorni del nostro sito possono darvi queste risposte. Dateci un'occhiata. Ciao!